Rino Costigliola, Foglie secche e funghi, una vita così, edizione Tabeta. Di cosa narra questo racconto, questo romanzo? È un romanzo soprattutto. Sono 10 anni della vita di mio padre, dal 37 al 46, quindi un po' prima e immediatamente successiva alla fine della guerra. E lui parte per il servizio di leva nel battaglione San Marco, il nostro corpo da sbarco della Marina, che all'epoca era dislocato a Pola, in Istria, che avevamo conquistato dopo la prima guerra mondiale, e da lì poi c'è tutta la storia che io conosco i punti, quindi io poi ho romanzato, li ho ricamati, li ho uniti, ma ho soprattutto romanzato un omaggio a mio padre, ma anche a tutti i soldati che hanno combattuto quella orribile guerra, e non solo italiana, vorrei dire, ma anche francesi, inglesi, americani, anche i tedeschi, perché anche loro erano dei ragazzi, dei ventenni, trentenni, a cui quello che mi fa più pena, cioè molti hanno perso la vita, ma chi non l'ha persa è ritornato a casa, ha perso la gioventù e molte volte ha perso anche l'anima. Però poi si sono scorciati le maniche e hanno ricominciato a ricostruire. Ecco perché foglie secche e funghi. Dopo l'autunno ci sono solo foglie nelle foreste, però poi se guardiamo bene cominciano a spuntare dei funghi, la nuova vita. L'esperienza della guerra, senz'altro, è stata un'esperienza durissima e il protagonista attraversa diverse vicende. Ce ne vuole accennare qualcuna? Diciamo che l'azione si svolge tra Miseno, qui, proprio la terra natale, un piccolo paesino, e poi si disloca tra Pola, Albania, Bordeaux, Parigi, Berlino, le isole del Canale, che sono stato l'unico territorio inglese occupato dai tedeschi. Sono delle isole sopra la Bretagna. E poi c'è Marsiglia, e quindi poi il ritorno auspicato a casa. E durante tutte queste vicende di servizio, di guerra, succedono poi, si aprono tante piccole storie, intrecci, amicizie, amori. Tra gli amori, Genevieve, la ragazza ebrea francese. Sì, in questo romanzo ho cercato di toccare un po' tutti i punti delle brutture e delle guerre in generale, ma soprattutto di questa seconda guerra mondiale. Le morti civili, i bombardamenti delle città, la Shoah, di cui questa ragazza, cerco di parlare tramite questa ragazza, Genevieve, di cui poi il protagonista si innamora, e c'è tutta una serie, la scoprirete. Ci sono dei campi di concentramento dove si trovano delle ossa, dove i tedeschi anche lì avevano fatto delle ossa su prigionieri polacchi e russi. Questo poi c'è un grande lavoro di ricerca. Quindi è stato anche non soltanto un racconto, diciamo, un riandare con la memoria, penso anche ai racconti di famiglia, ma anche una ricerca personale intorno a questi temi storici così importanti. Ma più che personale, una ricerca per la memoria, per tutti, perché c'è una ricerca sia storica, anche se non è un romanzo storico, però nel romanzo si attraversa la storia con la S maiuscola, quindi ogni tanto mi fermo per soffermarci sul punto storico, sul momento storico dove si svolge l'azione,
Ma anche una ricerca di tutte le città all'epoca che tocchiamo, Pola, Parigi, Bordeaux, in cui all'epoca nel 1940, insomma negli anni 40, com'era l'Italia nella fine anni 30, anni 40, com'era Miseno, ecco, cominciamo con questa Miseno degli anni 30 che era un po' bucolica, molto poetica, quella poesia che poi costruendo si è un po' persa per la strada. E cerco di raccontare anche i mestieri, le arti perse, insomma, c'è un tanto se si ha voglia di leggere. La voglia di leggere. La memoria, quindi la memoria collettiva, certamente è importante da mantenere. È chiaro che la lettura di un romanzo che tratta di queste tematiche, che attraversa questo periodo, è certamente interessante, soprattutto secondo me per i giovani. Tant'è vero che oggi sono state istituite 2 giornate della memoria, di cui una appunto quella della Shoah per ricordare diciamo, il genocidio degli ebrei. E sicuramente l'Italia di allora era un'Italia molto diversa, era un'Italia, anche Bacoli era profondamente diversa, i bacolesi forse erano profondamente diversi. Era un po' tutta l'Italia diversa, era un altro periodo, altre sensazioni, altri, come dire, modo di pensare, di fare. Lei ha centrato proprio il punto sui giovani. Io onestamente avevo qualche remora, non invece ho avuto delle recensioni molto belle dai giovani. E soprattutto ha detto, sì, uno in particolare mi ha detto, guarda, questi romanzi sono importanti perché ormai la storia si studia poco e male. E dice, se non ce le dite voi queste cose, ma come facciamo noi a trasportare la memoria? È importante quindi che i giovani conoscano non soltanto la storia grande, diciamo la storia generale, diciamo così, no? Cioè, tra virgolette, la storia, quella che si studia sui libri, ma anche la storia del loro, diciamo, Paese, territorio, dei territorio. loro antenati, se così vogliamo Sì, dire. anche perché poi conoscendo la storia del proprio territorio, del proprio paese, si conosce anche la storia di, che ne so, di un paese che sta in Francia o che stava in Inghilterra nello stesso periodo. Per Cioè il tuo esempio, paese è assolutamente. lei prima mi raccontava di Bordeaux. Sì, Bordeaux è stata una tappa fondamentale perché è stato 3 anni, dal 40 al 43, di stanza a Bordeaux il protagonista. Quindi prima dell'8 settembre dell'armistizio. No, fino all'8 settembre, perché poi l'8 settembre, come in tanti altri posti, soprattutto all'estero, gli italiani non erano a conoscenza assolutamente degli No, i avvenimenti. soldati italiani furono lasciati allo sbando senza nessuna, quasi nessuna, tranne rare, diciamo, eccezioni, senza nessuna guida, diciamo, no? Basta ricordare Cefalonia. Sì, Cefalonia è stato proprio il caso clou, insomma, principale che ci deve far riflettere, ma anche loro a Bordeaux che stanno lontanissimi dall'Italia, sulla Garonna, circondati dai tedeschi, anche poi da sotto c'è la Francia di Pétain, e dall'altra parte del confine c'è la Spagna di Franco, quindi insomma. Allora, quali sono quindi questi sentimenti veri che poi comunque si provano anche in queste situazioni? Ma è soprattutto l'amicizia, l'amore, avere dei valori fermi, solidi, la solidarietà, perché in guerra è anche la solidarietà, ma non solo per i propri commilitoni, anche per la popolazione civile.
Ricordiamolo che tante città, tanti paesi sono stati bombardati, sia da terra sia dal cielo, e noi sappiamo quanti morti, quanti soldati sono morti nella guerra, ma io non so quanti civili sono morti durante la guerra. Io ricordo, apro e chiudo una parentesi, poi dai, un episodio che narrava mia nonna, che abitava a Napoli. Vabbè, a parte qui che si soffriva la fame qua a Bacoli, perché mio nonno era bacolese, mia nonna era napoletana. Mia nonna cercò, quando ci fu il bombardamento alle navi nel porto di Napoli, ci fu il bombardamento alla posta di Napoli, alla posta centrale, in mezzo ai cadaveri andò a cercare la madre e la sorella, e mi ricordo poi le trovarono vive fortunatamente, mia zia ferita, va bene, eccetera eccetera. Comunque alla fine mi ricordo sempre questa frase che le diceva, a parte la disperazione del momento, dice: io camminavo in mezzo ai cadaveri. Io questo non lo dimenticherò mai. Dice: camminavamo in mezzo ai cadaveri. Verso Miniscola c'era la polveriera, c'erano depositi di siluri e però non li hanno mai colpiti, fortunatamente. E poi la solidarietà. Una volta, cioè, quando i tedeschi se ne andarono da Miseno, presero tutta la popolazione e la portarono via, portarono a Quarto, perché dovevano far brillare tutte le postazioni di contraerea e altri bersagli sensibili che potevano servire agli alleati. E un soldato, racconto questa breve storia per solidarietà, fratellanza, anche durante la guerra, anche tra nemici. Le vecchie con le ragazzine durante il cammino cantavano questa nera, recitavano questa nera, il del rosario, e si avvicinò un giovane soldato tedesco, capelli biondi, occhi azzurri, una ventina d'anni, vicino a mia nonna, che era la più anziana, disse: signora, per favore, in un italiano corretto, dite una preghiera anche per me. E qui ti fa vedere che anche durante la guerra, anche tra nemici, c'è umanità. Rino Costigliola, Foglie secche e funghi. Eta Beta Editori, Una vita così. Perché leggerlo? Perché è una bella storia. Grazie.